Integrali doppi di forma parametrica nel calcolo delle variazioni. Di Renato Cacioppoli, 1933-34. In questo lavoro è studiata una questione fondamentale di calcolo delle variazioni: la semicontinuità degli integrali doppi in dipendenza della condizione generalizzata di regolarità di Weierstrass. Gli integrali considerati sono parametrici, cioè estesi ad una superficie dello spazio a tre dimensioni per semplicità, di forma generale, parametricamente rappresentata, ed il loro elemento dipende soltanto dall'elemento della superficie di integrazione. Essi hanno cioè la forma, per una superficie regolare, di questo genere, dove x, y e z sono funzioni di u e v, x grande, y grande, z grande, sono i minori della seguente matrice. Ed F è una funzione positivamente omogenea di grado 1 nei tre ultimi argomenti. Il caso degli integrali semplici è stato approfondito da Tonelli, però il passaggio da 1 a 2 dimensioni, lungi dall'essere immediato, presuppone tutto un nuovo capitolo di teoria dell'integrazione, essendo le nozioni di superficie quadrabile generale, di elemento orientato di una simile superficie, l'integrale esteso ad essa, eccetera, indispensabili per definire in modo completamente generale l'integrale precedente, per restituirgli cioè come funzione della superficie di integrazione il suo campo naturale di esistenza. Sin qui, difatti, il problema non è stato considerato che nella forma non parametrica, superficie di equazione cartesiana, e per le superfici cosiddette rettificate. Ho sviluppato le teorie fondamentali in lavori precedenti, le riassumo qui, nel capitolo primo, soprattutto in vista dell'applicazione che occorre farne, alquanto succintamente, non senza tuttavia cogliere l'occasione per chiarirne e precisarne qualche punto importante. E le mostro all'opera nella deduzione dei criteri generali di semicontinuità esposti nel capitolo 2. Sono così definitivamente posti tutti i fondamenti per uno studio esauriente degli integrali doppi del calcolo delle variazioni. Capitolo primo. Elemento di superficie e integrazione superficiale. Definiremo una superficie S dello spazio XYZ mediante tre equazioni parametriche in coordinate ortogonali. Essendo φ, Psi, chi, tre funzioni continue in un dominio D, dominio base, del piano UV. Ad ogni punto interno a D corrisponde un punto della superficie aperta, S, riguardandosi così come distinti due punti di S che corrispondono a punti diversi dell'insieme I, interno a D. Orientando il dominio base si orienta la superficie, le cui due facce corrispondono quindi alle due che possono attribuirsi a D. Più generalmente, si può prendere come base una qualunque superficie topologicamente definita. Si orienterà allora S orientandone la superficie base, si bilatera. Per definire poi una superficie aperta di dominio base D, basterà che le funzioni φ, psi e chi siano continui in I, cioè internamente a D. Nella trattazione seguente cercheremo però al primo tipo di superficie, essendo pressoché evidenti le modificazioni con cui passare ai casi più generali. È naturale riguardare come identiche due superfici differenti solo nella rappresentazione parametrica, cioè tali che mediante una corrispondenza biunivoca e continua tra i domini base, si passi dalle funzioni fixi, φ, psi, chi dell'una a quelle dell'altra. Ove ciò sia impossibile, mancando una siffatta corrispondenza, fa luogo a definire, secondo Fréchet, mediante l'approssimazione con cui si può ottenere tale risultato, una distanza fra le due superfici. Si possono dire allora identiche due superfici aventi fra loro distanza nulla. Si ottiene così un'estensione del concetto di identità tra superficie, su cui però non ci soffermeremo.
Importa invece osservare che quando si considera in una superficie orientata le sole trasformazioni ammissibili dei domini base sono quelle dirette, cioè conservanti le indicatrici. La superficie S si proietta sui piani coordinati x, y, z, z, x in tre superfici piane definite rispettivamente dalle tre coppie di equazioni, che sono le seguenti. In generale, la proiezione di S su un piano qualunque, si eta, è ivi definita da due equazioni, xi uguale xi uv, eta uguale eta uv, essendo le funzioni xi ed eta combinazioni lineari di fi xi chi e chi. Ci proponiamo ora di dare per una semplice piana orientata, per una superficie piana orientata, le nozioni di area totale e di area semplice, cioè il valore semplice, per passare poi di qui alle definizioni di area di elemento per una superficie curva. Quindi, essendo le funzioni xi ed eta, combinazioni lineari di fi xi e xi, di fi xi e chi. Ci proviamo a ridare per una semplice superficie piano orientata le nozioni di area totale e di area semplice, cioè il valore e segno, per passare poi di qui alle definizioni di area e di elemento per una superficie curva. Le formule che rappresentano una superficie sigma del piano XY, che sono le seguenti, definiscono altresì una trasformazione continua di D, in cui sigma corrisponde all'insieme interno I. Sigma si dirà poliedrica se è composta di un numero finito di porzioni triangolari corrispondenti linearmente a triangoli del piano V. D si riduce allora ad una rete triangolare mediante l'orientazione della quale si orientano i singoli triangoli di sigma ai punti della frontiera in D corrisposero quelli dell'orlo di sigma per una superficie poliedrica. L'orlo è una poligonale. Supponiamo ora sigma poliedrica e consideriamo un punto P del piano XY. Diremo che la P appartiene a diremo che P appartiene a sigma una volta positivamente o negativamente. Per ogni triangolo di sigma, positivo o negativo, cui P sia interno, o per ogni ciclo di triangoli positivi o negativi, di cui P sia il centro. Quindi attenzione. Le formule che rappresentano una superficie sigma del piano XY sono le seguenti. Definiscono altresì una trasformazione continua di D, in cui sigma corrisponde all'insieme interno I. Sigma si dirà poliedrica se è composto di un numero finito di porzioni triangolari corrispondenti linearmente a triangoli del piano V. D si riduce allora ad una rete triangolare mediante l'orientazione della quale si orientano i singoli triangoli di sigma. Ai punti della frontiera di D corrispondono quelli dell'orlo di sigma. Per una superficie poliedrica l'orlo è una poligonale. Supponiamo ora sigma poliedrica e consideriamo un punto P del piano XY. Diremo che P appartiene a sigma una volta positivamente o negativamente, per ogni triangolo di sigma, positivo o negativo, cui P sia interno, o per ogni ciclo di triangoli positivi o negativi, di cui P sia il centro. Verremo ad attribuire in tal modo a P una molteplicità positiva P con 1 ed una molteplicità negativa meno P con 2. E diremo che P grande appartiene a sigma a sommatorio P con 1 più P con 2 volte totalmente e P con 1 meno P con 2 volte semplicemente. Queste definizioni si estendono ad una superficie piana qualunque come segue. Si costruiscono una successione di superfici poliedriche sigma con 1, sigma con 2, eccetera, tendente a sigma.
cioè una successione di reti triangolari R con 1, R con 2, eccetera, che invada D, ed in ogni rete R con N si definisca una coppia di funzioni φ di N, ψ di N, lineari nei singoli triangoli di R con N, in modo che si abbia φ con N che tende a φ, ψ con N che tende a ψ, uniformemente per N che tende ad infinito. Si dirà che P è moltiplicità positiva, P con 1, se per un numero epsilon sufficientemente piccolo e da un certo N in poi possono trovarsi P con 1, ma non di più, ma non più di P con 1. Quindi possono trovarsi P con 1 porzioni di sigma con N, i cui orli abbiamo da P grande distanza maggiore o uguale a epsilon, e ad ognuna delle quali P appartenga semplicemente con molteplicità unitaria positiva. Analogamente si definirà la molteplicità negativa, ove non sia possibile attribuire a P positivamente o negativamente una molteplicità finita, si dirà che questa è infinita. Interi, P uguale P con 1 più P con 2, P uguale P con 1 meno P con 2, di cui il primo, cioè io, di cui il primo è sempre non negativo, danno le molteplicità con cui P appartiene totalmente e semplicemente a sigma. La molteplicità P greco non è però definita se P con 1 e P con 2 sono entrambe infinite. Quindi analogamente si definirà la molteplicità negativa, ove non sia possibile attribuire a P positivamente o negativamente una molteplicità finita, si dirà che questa è infinita. Interi, P uguale P con 1 più P con 2, P uguale P con 1 meno P con 2, di cui il primo è sempre non negativo, danno le molteplicità con cui P appartiene, totalmente e semplicemente, a sigma. La molteplicità pi greco non è per definita se P con 1 e P con 2 sono entrambe infinite. Se P ha la molteplicità totale P uguale P con 1 più P con 2, vi saranno in I P punti Q con 1, Q con 2, Q con P, avendo per il corrispondente P nella trasformazione. È tale che ad un intorno convenientemente ristretto di uno qualsiasi di essi corrisponda una porzione di sigma, per cui P abbia molteplicità unitaria. Quest'ultima sarà più 1 per P con 1 dei punti Q e meno 1 per il P con 2 rimanenti. I punti del piano XY, per cui P con 1 uguale P con 2 uguale infinito, si dicono costituire l'insieme singolare delle trasformazioni piana. Attribuendo a tutti i punti del piano XY un coefficiente molteplicità positivo, negativo o nullo, si ottiene ciò che può chiamarsi un insieme ponderato. Se questa molteplicità è come funzione f di p del punto p, funzione caratteristica dell'insieme, misurabile e sommabile in tutto il piano, l'integrale f di p del p dalla misura dell'insieme ponderato. Le considerazioni precedenti sulle formule 1 ci conducono spontaneamente alla definizione di due insiemi ponderati. 1. K si ottiene attribuendo al punto P grande la molteplicità totale, P piccola uguale P con 1 più P con 2, e si dirà corrispondente ad I nella trasformazione piana 1. L'altro, N, prendendo la molteplicità simile, P uguale P' meno P2, e si chiamerà l'insieme pseudo corrispondente di I nella trasformazione piana 1. L'altro n, prendendo la molteplicità simile P uguale P con 1 meno P con 2, e si chiamerà l'insieme pseudo corrispondente di I. Quindi K si ottiene attribuendo al punto P la molteplicità totale P uguale P con 1 più P con 2,
e si dirà corrispondente a D nella trasformazione piana 1. L'altro N, N grande, prendendo la molteplicità semplice Y uguale P con 1 meno P con 2, e si chiamerà l'insieme pseudo corrispondente di I, un corrispondente K di E e uno pseudo corrispondente N di E, si possono definire per ogni insieme aperto E contenuto in I e la loro dipendenza da E è additiva. La definizione di tali insiemi si può poi di qui estendere a tutti gli insiemi di Borel appartenenti a D, anzi a D, risultando vuoto il corrispondente di un insieme della frontiera di D. Ben inteso, nel definire N bisogna astrarre dai punti dell'insieme singolare due altri insiemi analoghi, il corrispondente positivo G di E e quello negativo H di E. Si ottengono ancora prendendo le molteplicità P con 1 e meno P con 2. La loro somma è N di E, la differenza K di E. Tutti questi insiemi sono misurabili se tale è K di E. Le loro misure prendono il nome generico di variazioni della coppia psi uv, o viceversa, di funzioni di due variabili. Sull'insieme E, quando l'insieme è I, lo si sottintende. Propriamente agli insiemi K, N, G, H corrispondono rispettivamente le variazioni totale, semplice o variazione senz'altro, positiva o negativa. La coppia Φ, Psi dice se allora a variazione limitata e la superficie piana sigma quadrabile. Le variazioni semplice e totale di Φ, Psi danno le aree semplice e totale di sigma. La variazione semplice ha, in dipendenza dalle funzioni della coppia, le proprietà distributive seguenti. Tutte e quattro le variazioni sono come funzioni nell'insieme E, come funzioni dell'insieme E additive. In tutte e quattro le variazioni sono come funzioni dell'insieme E additive. Se V con E e W con E sono la totale e la semplice, la positiva e la negativa sono le seguenti. Consideriamo in particolare la funzione WE. Essa ha quasi ovunque in I una derivata che indicheremo in questa maniera. La funzione additiva non negativa, V con E, non è altro che la variazione totale di V con E, di W con E. Quindi la funzione additiva non negativa V di E non è altro che la variazione totale di W di E, sicché sia ancora quasi ovunque in I, de V su de E uguale derivata parziale Φ psi su derivata parziale UV. E inoltre DW prima fratto di E uguale DV fratto di E, DV due volte e poi fa E diviso di E. Quindi, oppure meno di V seconda fratto di E uguale dV su dE e dV prima su dE uguale 0. Quindi la funzione additiva non negativa V con E non è altro che la variazione totale di W con E, sicché sia ancora quasi ovunque in I dV su dE uguale derivata parziale Φ psi su derivata parziale UV. E inoltre D V primo su DE, DW primo su DE uguale DV su DE, DW seconda su DE uguale 0, oppure meno DW seconda su DE uguale DV su DE, DW prima su DE uguale 0. Le derivate così definite sono notoriamente sommabili su I, se si ha la seguente espressione. Risulta anche la seguente espressione. Le funzioni additive di insieme V, W sono assolutamente continue ed anche la coppia Φ, Psi si dice allora assolutamente continua. Si dimostra poi ancora che se le funzioni Φ, Psi sono quasi ovunque parzialmente derivabili, il simbolo derivata parziale Φ, Psi su derivata parziale UV
precedentemente introdotto, ha quasi ovunque il significato ordinario di gioco piano. Questo non è però il caso generale. Proprietà fondamentale delle tre funzioni additive non negative, v con e, w primo con e, meno w seconda con e, è la semicontinuità inferiore, indipendenza dalla coppia φ psi. Sia cioè se per le coppie φ con n e ψ con n sono φ con n di e, w prima di n, w prima n di e, w seconda n di e, le variazioni totali positive e negative. E se φ con n tende a φ, ψ con n tende a ψ, uniformemente per n che tende all'infinito, avremo limite minimo vn di e maggiore o uguale a v di e, limite minimo w prima n di e maggiore o uguale a w prima di e, limite massimo w seconda n di e minore o uguale a w seconda di e. E ciò perché inferiormente semicontinua la dipendenza da φ psi degli insiemi ponderati positivi k g meno a. Torniamo ora a considerare la superficie S di equazioni quali quelle che seguono. Se le tre coppie psi chi, chi fi, fi psi sono a variazione limitata, se cioè sono quadrabili le tre proiezioni sigma con 1, sigma con 2, sigma con 3 di S sui piani coordinati, S sarà quadrabile e se ne definirà l'area come segue. Siano π con 1, π con 2, π con 3 le variazioni totali delle dette coppie, W con 1, W con 2, W con 3 le variazioni semplici. Diviso I negli insiemi I con 1, I con 2, eccetera, si costruiscano le seguenti somme. Al tendere a 0 del massimo fra i diametri degli insiemi I con K, queste somme tendono ad un comune limite finito che può rappresentarsi con i seguenti integrali e che dà l'area di S. La definizione di area si estende poi ad ogni porzione di S avendo per base in I un insieme di poteri mediante la funzione additiva di insieme che segue. Se le tre coppie sono assolutamente continue, l'integrale diviene la funzione additiva V di E è allora assolutamente continua ed anche la superficie S, o meglio la sua rappresentazione parametrica, può dirsi assolutamente continua. L'integrale precedente si riduce ulteriormente a quello classico se le funzioni Φ, Psi, Chi sono quasi ovunque derivabili. In ogni caso l'area risulta un funzionale inferiormente semicontinuo della superficie. L'area risulta un funzionale inferiormente semicontinuo della superficie. Possiamo ora definire l'elemento della superficie quadrabile orientata a S. Consideriamo all'uopo le derivate delle tre funzioni additive, V con 1, V con 2, V con 3, rispetto all'altra V. E avremo questo. Queste funzioni sono definite su I a prescindere da un insieme per cui V è nulla, cioè, come si può anche dire, quasi ovunque su S, e si ha alfa quadro più beta quadro più gamma quadro uguale 1. Chiameremo alfa V, beta V, gamma V i coseni direttori della normale alla superficie orientata a S, nel punto di coordinate Φ UV, Psi UV, Chi UV. Ovviamente cambiando l'orientazione del dominio base D, si inverte la direzione della normale. Alla teoria esposta si connettono vari altri risultati e interpretazioni geometriche, peraltro qui e lì ancora incompleti, e non indispensabile alla teoria dell'integrazione superficiale, sicché basterà darne un breve cenno. Si è visto che l'area è un funzionale inferiormente semicontinuo della superficie. Si pone allora il problema di definire l'area come minimo limite, a partire da una classe ristretta al possibile di superficie, per esempio dalle poliedriche, definizioni di Lebesgue. Le costruzioni da effettuare qui semplici per le superfici piane, presentano varie difficoltà nel caso generale.
Invece, una definizione geometrica del tutto soddisfacente si ottiene estendendo convenientemente quella di Peano. Consideriamo una curva piana chiusa orientata C, x uguale x di t, y uguale y di t. E di ogni punto P del piano cerchiamo l'ordine rispetto a C grande, cioè il numero positivo, negativo o nullo di rotazioni positive che fa il raggio PQ quando l'estremo Q descrive la curva C. Attribuendo ad ogni punto come molteplicità il suo ordine e lo zero ai punti di C, si ottiene un insieme ponderato A, la cui misura, se esiste, può dirsi l'area interna a C. Se sigma è una superficie piana avente C per orlo, la molteplicità per sigma di un punto P è in generale quella per A. Finché poi C abbia misura nulla sul piano, l'area di sigma coincide con quella interna a C. E questa circostanza suggerisce una definizione generale più adeguata, ma meno semplice, dell'area interna a C. Se L è il minimo limite delle aree totali delle superfici piane aventi orlo tendente a C e le aree totali di una successione sigma 1, sigma 2, eccetera, di tali superfici tendono ad L, si prenderà il limite dell'area di sigma con N come area interna a C. Per area interna ad una curva spaziale chiusa gamma si intenderà poi la massima, non negativa, tra le aree interne alle varie proiezioni di gamma sui piani dello spazio. La teoria di quest'area è particolarmente semplice quando queste proiezioni hanno misura piana nulla. Ed ecco la forma generale della definizione di Peano. Si divida S in n parti, S con 1, S con 2, S con n, limitate dalle curve C con 1, C con 2, C con n. L'estremo superiore per tutte le possibili suddivisioni della somma delle aree interne a C con 1 con n con C con n è l'area di S. Un'altra questione geometrica è quella dell'interpretazione della normale esistente in quasi tutti i punti della superficie quadrabile S. Questa normale coincide con l'ordinaria se S è regolare o più generalmente rettificabile, cioè suscettibile di una rappresentazione parametrica in cui le funzioni φ, psi, chi abbiano rapporti incrementali limitati. Nel caso generale però possiede la proprietà di definizione della normale ordinaria solo asintoticamente, cioè relativamente ad un insieme di punti di S avente nel piede densità 1. Siamo ora in grado di dare le nozioni fondamentali della teoria degli integrali di superficie. L'integrale che segue, esteso alla superficie non orientata a S, si identifica con l'integrale del tipo Stealthy di questo genere. Che si riduce a questo integrale se S è assolutamente continuo. Quanto all'integrale di una forma differenziale bilineare, che è la seguente, esteso alla faccia positiva della superficie orientata a S, lo si definirà come l'integrale che segue, oppure in quest'altro modo, se S è assolutamente continuo. Si noti che nelle integrazioni estese a D, il differenziale du del V va preso positivo, cioè D non va orientato perché l'elemento di D è preso positivo nella derivazione delle funzioni W. Integrali che occorrono nel calcolo delle variazioni hanno questa forma, dove xi, eta, zeta denotano i coseni direttori della normale ad S nel punto x, y, z. La funzione f va definita dunque solo per i valori di xi, eta, zeta, verificando la relazione xi quadro più eta quadro più zeta quadro uguale 1. Se ne può estendere la definizione convenendo che essa sia positivamente omogenea di grado 1 nei suoi ultimi tre argomenti. All'integrale può darsi allora, oltre alla forma intrinseca precedente, quest'altra. Ponendo x, y e z in questo modo,
e scegliendo per essa una rappresentazione parametrica assolutamente continua. L'integrale risulta funzione della superficie orientata a S, e ciò non per l'operazione stessa di integrazione, ma per la dipendenza dell'integrando dalla direzione della normale. E questo è il capitolo primo. Prossimo video leggeremo il capitolo secondo, integrali nel calcolo delle variazioni e loro semicontinuità. Grazie.